come sempre nei miei video, anche in questo, troverete dei consigli e dei trucchi del mestiere che vengono svelati solamente in questo stupendo canale. Adesso andiamo a fare questa stupenda cassata siciliana. Allora, la prima cosa andiamo a fare è il pan di Spagna, che ci servirà per la cassata siciliana. Come sempre montiamo le uova, poche gocce di aceto. Vi ricordo che per il video completo del pan di Spagna vi lascio il link in descrizione. Vado a setacciare la farina e vado a oleare una classica teglia da pastiera. Io metto foglio di carta da forno internamente, che in tanti mi avete chiesto come posso fare se si attacca poi il pan di Spagna. In questo modo vedete, vi ho fatto vedere come non far attaccare per niente il pan di Spagna e la teglia. Evitiamo problemi. All'atto che le uova, come sempre, ho fatto vedere, lasciano il becco di gallina, cioè sono ben montate, andiamo a inserire la farina in tre tranche. Ovviamente se non avete una planetaria si può fare con fustino elettrico a mano, ma è un lavoro molto più lungo. Con la planetaria si fa prima. E inseriamo tutta la farina e poi possiamo inserire il pan di Spagna pronto nella teglia, molto rapido, vedete come è ben spumoso, e andiamo a infornare in un forno come sempre a 180, massimo 190 gradi, per circa 15-18 minuti di questa dimensione, che è una teglia abbastanza piccola. Voilà, pronto il pan di Spagna, perfetto. Lo facciamo raffreddare, se lo fate il giorno prima ancora meglio. Iniziamo a preparare la pasta di mandorla o pasta reale, se avete una pasta reale già pronta o pasta di mandorla già, basta che inserite il colorante. Mentre io in un frullino, in un mixer più o meno di buona qualità, vado a frullare mandorle e zucchero, metto sul tavolo, inserisco facilmente solo colorante verde, in questo caso io utilizzo l'acqua, non utilizzo albume d'uovo in quanto viene consumato senza cuocere. Vado a inserire colorante verde e voilà, la pasta di mandorle per la cassata è pronta. Ovviamente, come vi dicevo, io vado ad aggiungere un altro po' di verde perché mi piace un po' più scuro. Come vi dicevo, potete usare anche pasta reale o qualsiasi pasta di zucchero già pronta. Se avete qualche problema che risulta molle perché ovviamente ho inserito il colorante, metto un po' di zucchero a velo, la pasta di mandorle si asciuga e diventa ben compatta. E è un metodo abbastanza semplice, visto che dobbiamo fare solo una semplice cassata e deve risultare ben asciutta. Ecco la ricotta di pecora raffinata, ovviamente non deve essere una ricotta di macina, diciamo grezza, ma se abbiamo una ricotta di macina grezza va setacciata. Mettiamo lo zucchero a velo, io lo metto in tre tranche in modo tale da vedere se effettivamente assorbe tutto lo zucchero. Se usate ricotta di pecora vera e non ricotta di pecora molle, vedete che lo zucchero entrerà benissimo nell'impasto e non risulterà molle. Diciamo che per la cassata la ricotta un po' più molle non fa niente, perché comunque è una torta. Vado a inserire ad occhio due gocce di cioccolato, dipende sempre dai gusti, a me piace solo gocce di cioccolato, ma non cubetti, diciamo, di cedro vari. Dopo un po' di minuti magicamente è pronta la ricotta, perché è molto facile da preparare. Vedete, la consistenza è sempre ben cremosa, non deve essere molle, altrimenti risulterà difficile comporre la cassata. Il pan di Spagna, vi faccio vedere, è molto facile da realizzare. Vado a prendere un classico una classica teglia per pastiera che mi trovo in casa e vado a foderare di zucchero a velo. Prendo la pasta di mandorle, sempre con l'aiuto di zucchero a velo, vado a stendere a bastoncino. Faccio un bastoncino che sarà quando il perimetro della, cioè la circonferenza in questo caso, della teglia. Vado a lavorare sempre con abbondante zucchero a velo per evitare che si attacca la pasta di mandorle sul tavolo. Vado a schiacciare anche con l'aiuto, per renderla dello spessore più o meno di 4,5 massimo 5 mm. Poi dipende se a voi piace più sottile, però per mantenere la consistenza della cassata consiglio di non farla troppo sottile, altrimenti la cassata non risulterà ben compatta. Fatto ciò, vado a stendere anche con mattarello, vado ad arrotolare in modo tale che la inseriamo nella teglia in modo molto facile. È normale che c'è molto zucchero a velo intorno, in modo tale che siamo sicuri che non si attacca
la pasta reale o di mandorle nella teglia, quindi abbiamo problemi poi per sformarla. Fatto ciò, vado a tagliare la parte in eccesso e la parte dove c'è la giuntura vado di nuovo a mettere un po' di zucchero a velo, perché io faccio questo sistema, cioè che vado a chiudere per bene, diciamo rimpastando di nuovo la parte giunta, in modo tale da evitare, diciamo, la giuntura in finale nella cassata. Vado a togliere la parte in eccesso all'esterno della cassata, diciamo che la parte laterale è completa. Adesso andiamo a inserire il pan di Spagna. Assicuriamoci che sia ben saldo lateralmente, la parte in eccesso l'abbiamo a togliere. Vado a fare uno strato non molto grande di spessore per mettere sul fondo. In questo modo faccio vedere il pan di Spagna, guardate che bello, bello morbido. Ovviamente lo potete preparare anche il giorno prima, io ho fatto tutto a tamburo battente in un solo colpo. Vado a prendere la misura del fondo, in questo caso è una misura di una ciotolina di plastica, vado ad intagliare il pan di Spagna. Ovviamente potete fare qualsiasi tipo di pan di Spagna, anche se avete dei ritagli, perché per questa lavorazione non necessita, diciamo, proprio una perfezione di pan di Spagna, in quanto servono dei pezzi. In questo caso ho fatto in questo modo, la parte del fondo sotto, in modo tale da avere il pezzo di sotto che sarà la mollica e quello di interno va a essere a contatto con la ricotta. Vado a mettere tutta la ricotta, dopo vado a livellare con una spatola, vedete una spatolina, questa che ha la curva in modo tale da agevolare la lavorazione, vado a livellare per bene, faccio vedere da vicino bene il livello, vado a tagliare un altro pezzo di pan di Spagna che sarà la chiusura, ossia il fondo, in questo caso che verrà capovolta, sarà il fondo della cassata. Vado a rintagliare sempre con qualche misura che vado a prendere insieme alla, vedete, combacia con il fondo, quindi vado a prendere questa misura, vado a tagliare e la cassata è pronta. Andiamo a spingere bene in modo tale da far essere una cassata ben compatta. Fatto ciò, possiamo anche bagnare con un po', io uso liquore giallo strega, vado a bagnare pochissimo il fondo, prendo il piatto, vado a girare in questo modo la cassata. La cassata si toglie facilmente dalla teglia grazie anche allo zucchero a velo. Adesso andiamo a togliere tutto lo zucchero a velo in eccesso che ci è servito per non far attaccare in modo uniforme la cassata nella teglia. Adesso sempre con un liquore giallo strega, andiamo a pulire sempre bene i tavoli e tutti i piatti, sempre con liquore strega vado a togliere, ad lucidare più o meno lateralmente la cassata e a bagnare anche la parte superiore. Bagnata la parte superiore totalmente, adesso viene la parte della glassa in superficie. Io prendo acqua bollente, questa è la glassa all'acqua, non è il naspro o zucchero fondente che si usa di solito. Acqua bollente, un pizzico, una goccia di succo di limone e zucchero a velo. E voilà ragazzi, la glassa è pronta. Non fatela con l'acqua fredda, altrimenti verrà una glassa abbastanza molle che non tende a restringersi, diciamo, come composto, ma tenderà a colare, mentre con l'acqua bollente e a goccia di limone tende a stringersi, quindi va a raffreddarsi man mano e rimane salda sulla cassata. La vado a spatolare in questo modo, vedete che spettacolo, facciamo una cosa bella precisa che la pasticceria anche poco di precisione anche in casa, l'occhio vuole sempre la sua parte. Fatto ciò, guardate, ho consumato tutta la glassa all'acqua. Attenzione, senza naspro e zucchero fondente, questa è glassa normale con zucchero a velo, che alla fine sempre zucchero è, ma viene bella sottile e non abbiamo quello scorzone, diciamo a Napoli, di naspro o zucchero fondente che dà fastidio anche quando si mangia perché è troppo duro e troppo spesso. Invece questo viene proprio un filo di zucchero e vado a decorare a piacere con, io ho comprato dei pezzi di frutta candita misti. Ovviamente la decorazione è sempre a piacere, io ho tagliato dei filetti d'arancia e li metterò esternamente, poi vado a decorare con ciliegie rosse gli spazi e poi centralmente vado a decorare
con una singola ciliegia e poi vado a mettere in modo stella, diciamo così, la restante frutta di tutti i colori. Ovviamente più colori abbiamo e la cassata più bella è. Adesso con un po' di sciroppo di acqua e zucchero, sciroppo classico 1 e 1, cioè 100 g di zucchero, 100 g d'acqua, portiamo al bollore e vado a spennellare sulla frutta, che sarà molto più bella e brillante. Ovviamente questa è una cosa facoltativa, potete anche evitare se volete. A me piace perché la cassata viene più lucida, anche la pasta di mandorla che ho lucidato. Guardate ragazzi che spettacolo, mi raccomando iscrivetevi sempre sulle mie pagine social, Simone Esposito Pasticcere, su YouTube, su Facebook, Instagram e TikTok. Ragazzi guardate che spettacolo di cassata, adesso vado a fare come sempre il mio assaggio, faccio vedere prima la fetta e poi il mio assaggio. Ciao, alla prossima! Fettina abbastanza piccola, altrimenti non me ne esco più. Faccio vedere lo zucchero in superficie com'è. Malleabile, bello morbido, cremoso al massimo. Guardate che spettacolo!